Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento di approfondimento di EQS Group Italia. Per tutti gli esperti di compliance, di whistleblowing, di internal audit, ma anche di HR, dicembre è iniziato con delle importanti novità in ambito whistleblowing. Infatti, venerdì scorso, il 9 di dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea in materia di whistleblowing. Oggi insieme, durante questo evento, il settimo del ciclo di eventi Whistleblowing Know-how, tratteremo questo tema insieme ai nostri ospiti. Prima di farlo mi presento brevemente, sono Alice Protti e faccio parte del marketing team di EQS Group Italia. E oggi ho il piacere di accompagnarvi durante questo evento insieme agli ospiti di oggi, che sono Giulia Cantini, avvocato e senior manager di KPMG Italia, Andrea Cipolla, il nostro account executive, e Laura Santiosanio, che è la managing director di EQS Group Italia. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, Alice. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Perfetto, io Laura lascerei subito a te la parola, visto che questo è l'ultimo appuntamento del nostro ciclo di eventi, giusto per fare un recap di quest'anno. Grazie mille Alice, vi rubo veramente soltanto 3 minuti. Buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti. È un piacere vedere che così tanti partecipanti all'incontro di oggi per questo incontro conclusivo del percorso Whistleblowing Know-how, iniziato a febbraio di quest'anno, il cui format è pensato per fornire informazioni, aggiornamenti e spunti rispetto a tematiche verticali legate all'implementazione di un processo e di un sistema di whistleblowing, dando però un taglio più pragmatico attraverso una veloce e decisamente non esaustiva demo della nostra piattaforma per la gestione delle segnalazioni Integrity Line. Nel corso dei precedenti 6 incontri abbiamo parlato di diverse tematiche. L'abbiamo fatto attraverso il prezioso supporto dei nostri partner, che oggi colgo l'occasione per ringraziare. Abbiamo parlato della direttiva europea sul whistleblowing in relazione alla gestione delle segnalazioni nelle aziende multicountry, abbiamo parlato di fraud risk management e whistleblowing, abbiamo parlato di legal design, di standard ISO 37001 e standard ISO 37002, e abbiamo parlato delle differenze tra modello 2001 e la direttiva europea. Se non avete avuto la possibilità di partecipare a tutti gli incontri, vi ricordo che potete rivederli sul nostro canale YouTube e potete trovare il link qui in piattaforma. Torniamo brevemente all'evento di oggi. Per concludere questa serie di incontri, come brevemente anticipato da Alice, oggi abbiamo l'opportunità di vedere insieme lo schema di decreto legislativo frutto del recepimento della direttiva UE 2019-1937, avvenuto il 9 dicembre dal governo italiano. Lo faremo con Giulia e anche da parte mia, grazie mille di essere qui con noi oggi. Prima di lasciare di nuovo però la parola ad Alice, vi segnalo che abbiamo già in programma un evento a inizio 2023 per andare ad analizzare i contenuti della legge una volta che sarà definitiva. Quindi stay tuned. Grazie Giulia, grazie Alice, grazie ad Andrea Cipolla ovviamente che ci mostrerà Integrity Line, grazie a tutti i partecipanti e buon evento. Grazie Laura per il tuo breve riassunto, ma molto dettagliato appunto su tutti i temi che abbiamo trattato quest'anno. Direi di passare un attimo a fare una presentazione molto, molto breve di chi è EQS Group, perché non è detto che tutti i partecipanti già ci conoscono. EQS Group è un'azienda di matrice tedesca che è nata nel 2000 a Monaco di Baviera. Siamo dei fornitori di tecnologia SaaS, quindi Software as a Service, e infatti sviluppiamo delle soluzioni digitali per supportare i professionisti in ambito compliance, investor relations e ESG nella loro quotidianità. Siamo presenti in tutto il mondo.
tra cui in Italia. Infatti, da gennaio 2021 a Milano abbiamo aperto la nostra filiale italiana. Siamo un team di 6 persone che supporta non solo i clienti, ma anche tutte le aziende presenti sul territorio. E questo lo facciamo anche grazie a una rete di partner locali. Tra i diversi punti di forza che contraddistinguono EQS Group, abbiamo sicuramente appunto il nostro network di partner, non solo locali ma anche internazionali, che ci supporta con attività di consulenza e supporto ai clienti. Ovviamente la flessibilità, infatti, tutte le soluzioni e i prodotti che noi offriamo al nostro pubblico sono flessibili. Questo significa che possiamo personalizzare in base alle diverse esigenze, che si tratti di una PMI oppure di una multinazionale. Come sicuramente sapete, siamo molto attivi per quanto riguarda iniziative di formazioni, di approfondimento e anche eventi di networking. Infatti, circa ogni mese proponiamo diversi eventi, ma sicuramente la nostra caratteristica di cui siamo più orgogliosi è la competenza in ambito compliance. Questo significa che all'interno del nostro team abbiamo delle persone, dei professionisti che monitorano e controllano tutti gli sviluppi normativi per far sì che le nostre soluzioni siano sempre compliant con le leggi e i regolamenti in vigore. Come saprete, sicuramente siamo molto attivi per quanto riguarda il whistleblowing con il nostro prodotto, direi di punta, EQS Integrity Line, che dopo il mio collega Andrea Cipolla vi mostrerà in breve, ma appunto supportiamo i professionisti in ambito compliance con altre diverse soluzioni, dalla gestione e la distribuzione delle policy aziendali alla valutazione e gestione del rischio fino all'approvazione di regali e inviti, anche conflitti di interesse. Però adesso direi di entrare nel vivo del tema di oggi e quindi chiamerei di nuovo sul nostro palco virtuale l'avvocato Giulia Cantini, che appunto ci parlerà del recepimento della direttiva. Lascio a te la parola, Giulia. Grazie Alice, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Vorrei in realtà io come prima cosa appunto ringraziare il team di EQS per l'organizzazione di questo evento, perché quando ci siamo sentiti appunto con le ragazze alla fine di novembre abbiamo pensato appunto ad una data che potesse in qualche modo intercettare effettivamente il recepimento della direttiva, tenendo appunto in considerazione il termine del 10 di dicembre, e in qualche modo ecco, siamo state. Non so se dire fortunate, perché in effetti, come ricordavano anche loro, abbiamo dovuto, in questi 2 giorni fondamentalmente, in cui c'è stata la disponibilità, insomma, dello schema di decreto, lavorare per cercare appunto di interpretare questa bozza preliminare e potervi appunto rappresentare questo pomeriggio quelli che sono i principali aspetti, no, legati al recepimento della direttiva comunitaria e qualche aspetto che senz'altro si presenta come una criticità, a mio avviso, e che quindi ho cercato anche di evidenziare all'interno del materiale che adesso vi presento. Sicuramente l'opportunità, ecco, di rappresentarvi qualcosa di concreto è significativa, perché finalmente dopo oltre 2 anni di attesa ci troviamo, insomma, davanti agli occhi un testo che ci dà appunto l'opportunità di calare effettivamente nelle realtà del settore privato e del settore pubblico quelli che sono appunto i provvedimenti normativi che insomma entreranno in vigore. Si tratta ovviamente di uno schema di decreto legislativo, quindi ancora c'è un percorso parlamentare che deve essere concluso. Detto questo, comunque il testo ci dà appunto l'opportunità di focalizzarsi su gli aspetti principali e iniziare soprattutto ad organizzarsi, aspettando, diciamo, il termine che comunque ancora trascorrerà prima di arrivare al decreto legislativo definitivo approvato, la sua entrata in vigore, e poi vedremo i termini anche di efficacia che sono stati dettati appunto dalla bozza che abbiamo potuto vedere. Quindi diciamo che questo materiale di oggi è stato completamente rivisto alla luce appunto dello schema che è stato
che è stato appunto approvato lo scorso 9 di dicembre. Una piccola introduzione che poi serve sostanzialmente anche per anticipare quelle che sono le tematiche successive legate al recepimento. Sappiamo che nel nostro ordinamento il sistema di whistleblowing ha un'articolazione abbastanza complessa. Esistono già ovviamente delle disposizioni normative sia nel settore pubblico che nel settore privato che disciplinano questo sistema, questa tematica, e proprio la presenza diciamo di plurime fonti normative senz'altro non ha aiutato anche nella definizione di uno strumento omogeneo, per quanto evidentemente venga calato in realtà molto diverse tra loro appunto nel settore pubblico e nel settore privato. Per quello che riguarda il settore pubblico sappiamo che appunto lo strumento del whistleblowing è stato introdotto con la 190 del 2012, con la norma anticorruzione, si è andato appunto ad integrare il testo unico del pubblico impiego con l'articolo 54 bis e quindi l'introduzione di quella che è stata fin da subito una delle principali misure di prevenzione della corruzione, senz'altro appunto mutuata da sistemi di origine anglosassone dove appunto questo strumento di segnalazione è molto noto ed è anche molto utilizzato, ma chiaramente nel 2012 nel nostro ordinamento un simile strumento era una novità sostanzialmente. La normativa appunto è circoscritta e lo è ancora, finché ovviamente il decreto legislativo non entrerà in vigore all'articolo 54 bis, sappiamo appunto che c'è un ruolo dell'ANAC che gestisce le segnalazioni di illeciti e le comunicazioni delle misure ritorsive con appunto il coordinamento con l'ispettorato della funzione pubblica ed è, devo dire, diciamo, un contesto normativo molto più puntuale di quello che purtroppo troviamo nel settore privato, dove invece la regolamentazione è molto più scarna. Nel settore privato sappiamo che dal 2017, quando la legge 179 scusate, il 2017 ha integrato il decreto legislativo 231, che limitatamente alle aziende che si sono dotate di un modello organizzativo 231 è stata prevista anche la necessità di integrare i modelli con degli appositi canali di segnalazione, canali che si dovevano affiancare sostanzialmente a quelli classici di diciamo trasferimento delle informazioni, delle segnalazioni all'organismo di vigilanza, e per cui in parallelo abbiamo appunto assistito poi a in qualche modo uno sviluppo di questi sistemi anche di carattere informatico, di piattaforme con caratteristiche anche appunto che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, che quindi si sono sviluppate negli ultimi anni. Questo ovviamente limitatamente alle società, appunto, che agli enti che hanno implementato il modello di 3.1. La norma, appunto, la legge del 2017 è intervenuta anche ovviamente modificando il 54 bis per cercare di dare anche più protezioni al segnalante, quindi sia nel settore pubblico che nel settore privato si è cercato comunque di definire una tutela un pochino più compiuta dell'identità del segnalante, misure appunto di prevenzione soprattutto dell'adozione di atti ritorsivi nei confronti ovviamente di chi esegue le segnalazioni, proprio nel tentativo in qualche modo di incentivare l'utilizzo di questo strumento che trovava una scarsa applicazione. Questo quadro normativo, come hanno ricordato prima anche le colleghe di EQS, è stato poi comunque integrato anche dalla presenza di standard e di best practice, in particolare appunto l'ISO 27002 su whistleblowing management system, quindi linee guida comunque per l'implementazione dei sistemi di gestione della segnalazione che ovviamente contribuiscono anche dal punto di vista più tecnico per quello che riguarda appunto l'istituzione di questo tipo di canali. Abbiamo avuto alcuni provvedimenti di prassi, di Confindustria, linee guida appunto dell'Associazione degli Internal Auditor e la stessa ANAC che comunque ha adottato provvedimenti che hanno rappresentato appunto diciamo un'indicazione su alcune tematiche, soprattutto sempre nell'ottica appunto di coordinare la normativa, cercare di armonizzare e soprattutto incentivare l'utilizzo di questo strumento. Quindi in un quadro così complesso è chiaro che l'intervento della direttiva comunitaria, che sappiamo comunque ecco ormai da un paio d'anni insomma ci ha posto una serie di obiettivi, meritava appunto la necessità di essere evidentemente coordinato. Il sistema di whistleblowing, al di là dell'obbligo normativo che oggi evidentemente si profila, è indubbiamente un sistema che contribuisce nell'ottica appunto di rafforzare l'integrità sia di un ente pubblico che di un ente privato, tende ad una serie di obiettivi di carattere positivo, no? Quindi comunque c'è
il vantaggio che si può ottenere dal creare sostanzialmente un sistema a protezione dell'integrità, quindi si inserisce ovviamente nell'ambito in modo diciamo rafforzativo di tutti quegli strumenti di gestione che sono già presenti all'interno degli enti, chi ha già adottato modelli 231, chi ha sistemi di gestione certificati, gli stessi enti pubblici che hanno adottato appunto i piani di prevenzione triennale della corruzione, cioè sono tutti modelli organizzativi in fondo, no? Che prevedono appunto una serie di presidi in un'ottica di prevenzione della commissione dei reati, prevalentemente in un'ottica anticorruzione, ma in generale che coprono una serie di tematiche che sono rilevanti per la normativa nazionale e a questo punto lo diventano anche per quella comunitaria. Un sistema ovviamente ben implementato ha l'obiettivo di proteggere i dipendenti e quindi comunque creare un clima favorevole alla segnalazione. Anche se vedremo che insomma, questo ad oggi ancora è un processo ovviamente in corso, e poi è comunque uno strumento che consente, sempre in un'ottica di compliance fondamentalmente, di fare il controllo dei processi e di monitorare quello che è un po' anche il clima aziendale, perché comunque anche una segnalazione magari scarna, con poche, che magari contiene poche informazioni, riesce comunque in qualche modo, se correttamente gestita, a fornire delle indicazioni preziose, no? Anche all'azienda per capire effettivamente il clima aziendale, se ci possono essere delle criticità anche minori, magari da intercettare per prevenire invece situazioni anche più gravi e più complesse. Quindi il whistleblowing sostanzialmente è un obbligo, ma deve essere secondo me anche diciamo, correttamente interpretato nell'ambito di quei sistemi di gestione della compliance e integrato con i sistemi esistenti per evidentemente contribuire a rafforzare appunto la conformità all'interno dell'impresa. Qui brevemente ho riepilogato quelli che erano gli obiettivi della direttiva che ormai conosciamo perché appunto l'abbiamo letta in qualche modo e digerita negli ultimi 2 anni e quindi fondamentalmente sappiamo che c'erano dei termini di recepimento che sono stati ampiamente superati lo scorso anno, è stata appunto emessa una nuova legge di delegazione l'ultima di agosto che aveva dato questo ultimo termine di dicembre che insomma, per fortuna è stato anche se con una bozza di carattere preliminare, qui ho riportato brevemente uno status di recepimento della direttiva europea nei vari paesi, nei vari stati membri. Questo diciamo, è frutto di un'attività che ha fatto anche il gruppo KPMG a livello europeo, perché appunto con i nostri colleghi portiamo avanti praticamente con cadenza settimanale un aggiornamento continuo sullo stato di recepimento della direttiva. Come vedete, i paesi che sono evidenziati in verde sono quelli che l'hanno già recepita con un provvedimento legislativo definitivo, quelli invece evidenziati in giallo sono quelli che hanno un processo in corso, per cui hanno un primo draft della legge che è soggetto ai vari iter, insomma, secondo le disposizioni nazionali, per cui ci sono già delle informazioni utili che si possono ricavare e in questo momento l'Italia per fortuna si colloca quantomeno in questa zona gialla, mentre appunto fino alla settimana scorsa eravamo appunto insieme all'Ungheria tra i paesi nei quali appunto non era ancora presente un draft ufficiale della legge. Questo è diciamo un progetto molto interessante che noi portiamo avanti anche perché spesso come network ovviamente siamo coinvolti a livello internazionale con i nostri colleghi nel supporto evidentemente a gruppi che hanno un'operatività multi-country e questo ci consente di tenere monitorato lo stato di aggiornamento della direttiva e dei contenuti delle legislazioni nazionali, proprio perché nell'ambito dei progetti internazionali abbiamo la necessità di fornire informazioni per quello che riguarda ovviamente le entity italiane e dall'altra parte, laddove invece siamo in supporto a capogruppo italiane, evidentemente abbiamo necessità di conoscere le specificità della legislazione locale, della subsidiary, e quindi e ovviamente questo contribuisce alla creazione poi dei modelli di gestione delle segnalazioni. Ecco, entrando più nel dettaglio appunto di quello che finalmente riguarda l'attuazione della direttiva, come è stato appunto già accennato, noi eravamo già arrivati alla seconda legge di delegazione europea, per fortuna il secondo termine non è stato lasciato scadere e quindi lo scorso 9 dicembre in sede di Consiglio dei Ministri è stato approvato appunto un esame preliminare, uno schema di decreto legislativo. Che sostanzialmente ha l'obiettivo, e questo ovviamente è importante, era stato già in qualche modo anticipato dal contenuto della legge delega, di armonizzare quei due blocchi normativi del settore pubblico
del settore privato di cui parlavo prima, in un unico testo. Quindi adesso c'è un unico testo normativo che procederà anche a tutte le abrogazioni del caso per quello che riguarda la normativa esistente, in modo che la disciplina relativa alla tutela del segnalante sia quantomeno contenuta all'interno di un unico documento, un documento che appunto fa da coordinamento, tenta di fare da coordinamento tra le norme vigenti e procede quindi all'abrogazione delle disposizioni che in questo caso vengono superate. Ecco, l'obiettivo è ovviamente la protezione delle persone che fanno la segnalazione. Lo stesso testo del decreto, ovviamente essendo attuativo della direttiva, è una direttiva che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni del diritto delle disposizioni normative nazionali. Quindi fondamentalmente abbiamo gli stessi presupposti della direttiva, quindi questo è l'oggetto del decreto, le persone che fanno la segnalazione, poi potremo vederlo, ma insomma assumono questa qualifica di whistleblower in ragione del rapporto, diciamo, che loro hanno con il soggetto del settore privato, del settore pubblico, e quindi il contesto lavorativo è l'occasione nell'ambito del quale si è verificata appunto la violazione, quindi la segnalazione che poi ne scaturisce. Come era stato anche anticipato dalla direttiva, ci sono ovviamente degli ambiti esclusi dall'applicazione del decreto, quindi ovviamente sono escluse tutte quelle, diciamo, contestazioni o rivendicazioni o richieste che hanno attinenza con in qualche modo il rapporto individuale di lavoro del whistleblower rispetto all'ente, quindi le richieste di carattere personale che hanno appunto attinenza al rapporto di lavoro o eventualmente a rapporti con colleghi o alle figure che sono appunto gerarchicamente subordinate. Quindi questo in qualche modo per escludere la tipologia, evidentemente, di l'ambito oggettivo, che poi approfondiremo dopo, ma questo ovviamente è molto importante anche per, diciamo, un aspetto divulgativo, no? Proprio delle informazioni che vengono appunto rese ai vari destinatari, proprio per comprendere qual è la finalità dello strumento. E poi appunto ovviamente il decreto non si applica laddove ci siano già delle disposizioni speciali, delle leggi speciali che già disciplinano sostanzialmente l'attività di segnalazione in settori particolari, quindi norme che comunque attuative di regolamenti comunitari o direttive già trasposte. Pensiamo per esempio all'ambito del settore, diciamo, dei mercati finanziari, dove c'è già una regolamentazione specifica. Si escludono le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa, e qui c'è stata una precisazione facendo riferimento anche agli appalti del settore della difesa e della sicurezza nazionale, quindi c'è stato, diciamo, in qualche modo un tentativo di circoscrivere, anche se non moltissimo, questo ambito di esclusione, che però ovviamente rimane sensibile, perché comunque è un settore della pubblica amministrazione che comunque è potenzialmente ovviamente esposto, e quindi il whistleblowing potrebbe essere evidentemente uno strumento efficace anche di protezione dell'integrità di quel settore. E poi ovviamente rimangono, diciamo, in qualche modo escluse tutte le, diciamo, informazioni classificate, quelle coperte da segreto professionale, forense, medico, scientifico e ovviamente il segreto d'ufficio degli organi giudiziari. In generale sappiamo, e questo già la direttiva lo precisava, che tutte le disposizioni del codice di procedura penale nazionale, questo nel nostro caso specifico di procedura penale, ma insomma disposizioni nazionali penali che disciplinano appunto il segreto, rimangono sostanzialmente valide ed efficaci. Quindi poi vedremo un po' di limitazioni della responsabilità in cui termini in cui si esprime anche il decreto, però tendenzialmente queste sono ovviamente norme di carattere nazionale rispetto alle quali non c'è nessun tipo di intervento da parte della direttiva, e che quindi rimangono efficaci e non possono essere derogate. Allora, entriamo subito un po' nel vivo di quello che è l'ambito di applicazione della direttiva. Allora, innanzitutto abbiamo, dal punto di vista oggettivo, una elencazione di quelle che sono le possibili violazioni oggetto di segnalazione. Che cosa posso segnalare? Allora, nell'articolo 2,1, nella lettera A di questo schema di decreto, abbiamo questa lista che io ho pensato di riproporvi con la stessa numerazione, anche per cercare comunque poi di orientarsi un attimo nel testo, no? Abbiamo al numero 1 sostanzialmente le violazioni del diritto nazionale, quindi tutto quello che integra un illecito di natura amministrativa, contabile, civile o penale.
Al numero 2 parliamo delle condotte illecite che derivano dalla violazione dei modelli 231. Quindi o le violazioni, ovviamente il catalogo dei reati sono inclusi nel catalogo del decreto 231, quindi condotte che sono rilevanti ai sensi del decreto 231 o violazioni del modello organizzativo che possono anche includere il codice etico, che possono includere eventuali procedure, diciamo, anche che fanno parte del modello. Dal punto 3 in poi, il 3, il 4 ed il 5 sono sostanzialmente degli illeciti che invece attengono al diritto dell'Unione, quindi sono gli illeciti che rientrano nel diritto dell'Unione relativamente a specifici settori per i quali poi ho fatto una slide, diciamo, a parte per poterli mostrare tutti insieme. Parliamo anche di violazioni che, diciamo, ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in particolare appunto il decreto richiama l'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e poi le violazioni che in qualche modo diciamo, danneggiano il mercato interno, e in particolare qui si fa riferimento appunto alle violazioni in materia di concorrenza, degli aiuti di Stato e anche appunto alla, diciamo, compliance dal punto di vista del pagamento delle imposte per quello che riguarda le società. Così come al numero 6, come diciamo, chiusura, come norma di chiusura, tutti eventualmente gli atti o i comportamenti che sono tesi a vanificare l'oggetto e le finalità di tutte le disposizioni comunitarie che si trovano elencate ai punti 3, 4 e 5. Quindi abbiamo, diciamo, due blocchi, se vogliamo. Ai primi due punti abbiamo le normative nazionali e le condotte che rilevano 231, per semplificare. Negli altri punti, invece, abbiamo una, diciamo, elencazione di quelle che sono le norme rilevanti per l'Unione. Ecco, quindi questo dal punto di vista oggettivo. Quindi questi sono i possibili ambiti della segnalazione, che si ricavano guardando l'articolo 2,1 lettera A, che trovate qua, e le esclusioni che abbiamo visto prima. Dal punto di vista soggettivo, come potete vedere, c'è una differenziazione, perché il decreto stabilisce che per i soggetti del settore pubblico le segnalazioni, sia interne e esterne, le divulgazioni pubbliche, eventualmente le denunce all'autorità, possono essere fatte per tutte le violazioni che sono comprese nell'articolo 2,1 lettera A, quindi tutti i numeri da 1 a 6. Nel settore privato, invece, quindi qui diciamo ho messo questo punto esclamativo perché c'è una differenziazione, come vedete, sostanzialmente abbiamo per le imprese che hanno una, diciamo, una media nell'ultimo anno di almeno 50 lavoratori, da intendersi come subordinati a tempo determinato o indeterminato, oppure eventualmente una media inferiore a questi 50 lavoratori, ma se le imprese operano in alcuni settori, che sono quelli che trovate nell'allegato parte 1B e parte 2 dello schema di decreto, che sono quelli attinenti ai servizi e prodotti ai mercati finanziari, alla sicurezza dei trasporti, alla sicurezza ambientale, ecco, quindi anche con una soglia dimensionale dei 50 lavoratori, quindi inferiore, ma in questi settori particolari, le segnalazioni sia interne che esterne, eventualmente le denunce pubbliche o le divulgazioni pubbliche o la denuncia all'autorità giudiziaria, come vedete, possono essere fatte soltanto per violazioni delle norme dell'Unione, perché si richiama soltanto l'articolo 2,1 lettera A, numeri 3, 4, 5. Chi invece ha, nell'ambito del settore privato, adottato un modello 231, anche eventualmente con una media inferiore dei lavoratori rispetto a 50, quindi nell'ultimo anno, ha un'ulteriore dicotomia, perché se fa la segnalazione interna o eventualmente la divulgazione pubblica, la denuncia all'autorità, può segnalare tutto, perché viene richiamato interamente l'articolo 2,1 lettera A, quindi tutte le violazioni che abbiamo visto prima. Se invece fa la segnalazione esterna, poi ovviamente approfondiremo le differenze di questi canali di segnalazione, come vedete la segnalazione esterna viene fatta soltanto per le norme, per la violazione delle norme comunitarie. Quindi sostanzialmente noi ci troviamo una differenziazione per cui le imprese che hanno il limite dimensionale dei 50 lavoratori o eventualmente diciamo, hanno una media inferiore, ma appunto operano in settori speciali, possono fare sia segnalazioni interne che esterne, comunque con tutti i vari canali possibili, però soltanto di normative comunitarie.
Chi invece ha adottato il modello 231 ha un'ulteriore dicotomia e differenziazione tra segnalazioni interne e segnalazioni esterne. Quindi questo vi anticipo, nel senso, la riflessione che ovviamente è stata un po' scaturita al nostro interno è ovviamente quella di iniziare subito a verificare ovviamente i canali eventualmente già presenti, eventualmente già istituiti, e soprattutto verificare questi ambiti normativi, cioè un assessment, una verifica di quelli che sono gli ambiti normativi rilevanti, evidentemente anche in funzione dei processi aziendali, proprio per fare un'attività di coordinamento, in particolare per chi ha già adottato i modelli 231, perché tutte queste informazioni circa l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma devono essere rese oggetto di informazione chiara e trasparente ai dipendenti, perché questo è uno degli obblighi imposti ovviamente dalla norma, di rendere delle informazioni chiare su come si possono fare le segnalazioni e quali sono gli ambiti delle segnalazioni che sono consentiti. E poi vedremo anche quali sono le ulteriori implicazioni laddove evidentemente questi modelli non fossero conformi, questi canali di segnalazione non dovessero essere conformi. Quindi questo è sicuramente un primo aspetto che abbiamo segnalato. Ecco, per quello che riguarda invece gli atti normativi di rilevanza UE, giusto per, diciamo, fare un piccolo riepilogo, e che può essere utile anche ai fini di quella mappatura che vi dicevo, vedete appunto riportati in questa sorta di alveare, fondamentalmente molto fitto di norme, quelle appunto che rilevano in base all'articolo 2, lettera A, al numero 3, in particolare appunto il settore degli appalti pubblici, servizi e prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la sicurezza alimentare anche per quello che riguarda salute e benessere degli animali, per quanto riguarda i mangimi, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, salute pubblica, tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, protezione dei consumatori e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Questo era già l'elenco che comunque ricavavamo dalla direttiva e che è stato sostanzialmente trasposto. E poi abbiamo i punti 4 e 5, sempre dell'articolo 2, dove abbiamo appunto, come dicevo prima, il richiamo all'articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sulle frodi, le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato e le violazioni nel mercato interno, tra cui appunto sono incluse appunto quelle relative al pagamento delle imposte. Quindi questo è l'ambito sostanzialmente nel quale si muovono a questo punto gli enti, diciamo, del settore privato che non hanno adottato un modello 231, e che hanno nell'ultimo anno una media di lavoratori superiore a 50. Non sono distanti ovviamente dagli ambiti regolati ovviamente dal decreto 231, però ci sono delle differenze. E quindi diciamo che è quasi più complessa la situazione per chi magari ha già adottato un modello 231, perché ovviamente deve essere fatta un'attività di coordinamento, deve essere comunque perlomeno, diciamo, fatto un censimento di quelle che sono appunto le violazioni, i processi sensibili, le potenziali condotte illecite, ripeto, anche soltanto per rappresentare correttamente lo strumento del canale di segnalazione e poterlo, diciamo, considerare conforme alle disposizioni della norma. Per quello che riguarda sempre l'ambito soggettivo, ecco, ovviamente poi il decreto si spinge a, diciamo, rielencare quelli che erano già definiti dalla direttiva, e che in questo caso risultano confermati, sono quelli che possono essere, diciamo, i whistleblower. Chi è che può fare una segnalazione? Tutti questi soggetti che trovate elencati, che possono essere appunto lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione o eventualmente di autorità amministrative indipendenti, enti di diritto privato o pubblici economici, società in house. Abbiamo i lavoratori subordinati ovviamente dei soggetti privati, gli autonomi collaboratori di entrambi i settori, pubblici e privati, lavoratori e collaboratori di coloro che prestano servizi in favore di terzi, quindi anche di soggetti esterni che fanno forniture, liberi professionisti e consulenti che anche qui prestano la loro attività sia nell'ambito del settore pubblico che del settore privato, i volontari tirocinanti sia retribuiti che non retribuiti e gli azionisti, i membri degli organi di gestione e di controllo.
Come appunto, diciamo, appunto raccomandava anche la direttiva, la tutela opera anche, diciamo, nella fase preliminare al rapporto di lavoro, quindi anche se ancora il vincolo contrattuale non si è, diciamo, perfezionato, per cui ancora il rapporto giuridico non è iniziato, quindi in fase di selezione, in fase precontrattuale, in fase di selezione in effetti è un momento nel quale effettivamente si possono riscontrare delle irregolarità che potrebbero essere oggetto di segnalazione. Stesso vale per il periodo di prova, diciamo, come fase ancora magari non già contrattualizzata, ma con una scadenza ravvicinata, e poi anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, quando ovviamente la segnalazione verte su informazioni acquisite nel corso del rapporto. Ora, scusate, le slide si sono leggermente sovrapposte, ma quando poi verrà inviato il materiale penso che ci sarà tutto più lineare. Allora, ecco, questa è un'altra slide molto importante perché sostanzialmente approfondisce in pratica il concetto della misura di protezione, cioè a chi sono estese le misure di protezione. Le misure di protezione sono estese ovviamente non soltanto a tutti soggetti che abbiamo visto prima, che sono i whistleblower, quindi chi fa la segnalazione, ma anche alle persone che sono prossime ai whistleblower, che già erano in parte diciamo, richiamati e menzionati dalla direttiva. Abbiamo di nuovo il concetto dei facilitatori, che nelle relazioni illustrative vengono anche definiti come coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione, e qui potrebbero entrare un gruppo di soggetti, diciamo, piuttosto diversificato, quindi sarà interessante anche come si svilupperà sostanzialmente poi l'applicazione, se il legislatore darà ulteriori indicazioni da questo punto di vista, perché potrebbero essere colleghi, ma potrebbero essere anche soggetti terzi sostanzialmente, perché qua appunto non viene precisato, potrebbero essere per esempio anche quegli enti del terzo settore che vengono richiamati in più parti del decreto per fornire anche delle misure di supporto al segnalante, per cercare appunto di supportarlo anche nella fase preliminare alla segnalazione. E poi c'è questo passaggio del secondo bullet che vedete rappresentato, dove si fa riferimento alle persone. La norma dice proprio questo, si fa riferimento alle persone che del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che ha sporto la denuncia, e che, perché c'è proprio viene utilizzata appunto la congiunzione e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo di parentela entro il quarto grado. Quindi se io dovessi fare un'interpretazione letterale di questo passaggio, io ne ricavo che ho protezione se ho uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con segnalante, ma devo lavorare nel medesimo contesto lavorativo. E qui ho riportato a fianco invece quello che era l'articolo 4,4 della direttiva, la lettera B, quando appunto menzionava questo passaggio della protezione e faceva riferimento ai soggetti terzi che erano connessi alle persone segnalanti e che rischiavano ritorsioni in un contesto lavorativo, come potevano essere appunto i colleghi o i parenti, ma non nel medesimo contesto lavorativo, perché se io lo devo interpretare in maniera letterale, sembra quasi che posso avere protezione soltanto se non sono solo parente, ma devo anche essere collega del segnalante, come se facesse, diciamo, fosse rilevante soltanto il medesimo contesto lavorativo del segnalante, non il contesto lavorativo proprio del parente o il legame affettivo del segnalante. Quindi questo secondo me è da rivedere, nel senso che probabilmente c'è da capire in effetti che cosa intendeva il legislatore, perché in questo modo sarebbe, diciamo, un'ingiusta limitazione, no? Una protezione che secondo me non è nelle intenzioni di restringere, anzi, perché nella relazione allo schema di decreto leggiamo che appunto la volontà è quella di fornire una protezione estesa. Poi abbiamo ovviamente i colleghi di lavoro, ovviamente nel senso che si riprende quello che era già stato indicato all'interno della direttiva, quindi i colleghi di lavoro del segnalante sono comunque protetti, lavorano loro sì nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e hanno però con la persona un rapporto abituale corrente, quindi non sono colleghi magari di un'organizzazione che neppure si conoscono o comunque diciamo hanno rapporti sporadici, qui è richiesto un rapporto abituale corrente. E poi ultima possibilità, anche qui per beneficiare delle misure di protezione, si estendono agli enti di proprietà della persona segnalante o che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
cui si ricalca la direttiva. Ricordiamo che, come era anche nella direttiva comunitaria, questi soggetti, quelli elencati all'articolo 3,5, non godono dell'inversione dell'onere della prova che è previsto, in questo caso l'articolo 17 del decreto, riguardo al nesso causale tra gli atti ritorsivi e la segnalazione. Quindi sostanzialmente quel beneficio probatorio a cui accedono i segnalanti, questi soggetti, diciamo, collegati al segnalante, non ce l'hanno, non è presente. Quindi hanno un onere probatorio pieno di dimostrare che l'atto ritorsivo era una conseguenza della segnalazione che è stata fatta. Ok, ecco, quindi abbiamo definito l'ambito oggettivo guardando appunto i riferimenti normativi, abbiamo definito l'ambito soggettivo, quindi sia i soggetti che sono interessati dall'applicazione dei provvedimenti appunto del provvedimento normativo, sia che sono i whistleblower e i soggetti diciamo collegati. Andiamo invece adesso ad analizzare i canali di segnalazione. Ricordiamo che comunque lo schema in generale, ora noi non abbiamo avuto modo di approfondire tutte queste modalità, però lo schema comunque lascia invariata la possibilità di accedere a canali di segnalazione interna, esterna, alla divulgazione pubblica, ovviamente la denuncia all'autorità giudiziaria. Per quello che però riguarda segnalazione interna, esterna e la divulgazione pubblica, abbiamo in qualche modo una indicazione più puntuale di quali sono i presupposti per poter ricorrere a questi canali, e quindi questo dovrebbe in qualche modo aiutare il whistleblower anche a mantenere quella protezione che talvolta abbiamo visto in questi anni anche diciamo dalle pronunce, no, della giurisprudenza che si sono formate, come sia difficile talvolta riuscire nella fase iniziale quando si comunque scopre un illecito e si fa questa attività di segnalazione ad individuare il canale di segnalazione giusto. Talvolta si perdono i benefici proprio perché vengono utilizzati impropriamente i canali in assenza di presupposti, e questo in qualche modo determina una decadenza proprio dalla qualifica del whistleblower e quindi tutte le conseguenti misure di protezione. Allora, analizziamo, approfondiamo un attimo il sistema di canale interno. Il canale interno di segnalazione ovviamente ripercorre, come già richiedeva la direttiva, quelli che sono i requisiti anche dal punto di vista proprio tecnico di funzionamento, cioè devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante anche attraverso appunto dei sistemi che conosciamo, no? di piattaforme crittografate, la riservatezza della persona coinvolta nella segnalazione, quindi il segnalato, che viene menzionata nella segnalazione, la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei documenti che in qualche modo sono ovviamente connessi alla segnalazione, che sappiamo possono essere anche eventualmente allegati direttamente quando viene inviata la segnalazione. Queste le caratteristiche, diciamo, di carattere generale. Passiamo all'analisi sempre dell'articolo 4 dei vari aspetti. Allora, innanzitutto la gestione del canale. Questo era fondamentalmente un tema molto rilevante che sicuramente avrebbe meritato una normativa più puntuale, perché lascia a mio avviso ancora una serie di interrogativi. Allora, la norma comunque fa riferimento alla gestione del canale che deve essere affidata a una persona o un ufficio interno che deve essere autonomo e dedicato e con personale specificamente formato. In alternativa, all'ufficio interno può essere fatto ricorso ad un fornitore esterno, ad un soggetto esterno che ha sempre queste caratteristiche di autonomia e di specifica formazione sostanzialmente per il discorso delle segnalazioni. E finisce qui, nel senso che c'è un altro passaggio dell'articolo 4 dove si fa riferimento a chi si potrebbe effettivamente diciamo incaricare di fare la gestione del canale, ma la norma si limita soltanto a menzionare, nei casi ovviamente del settore pubblico, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nella relazione illustrativa in realtà si menzionano anche l'ODV, ovviamente per chi ha adottato il modello 231, e tutti questi vari organi di controllo
che possono eventualmente in alternativa all'OBV essere nominati, collegi sindacali, consigli di sorveglianza, comitati di controllo di gestione o eventualmente negli enti di piccole dimensioni sappiamo anche gli organi di direzione, anche se comunque una previsione normativa ampiamente superata poi diciamo dalla prassi anche dalla giurisprudenza, comunque però non c'è scritto, cioè nell'articolo 4 se voi lo leggete si fa riferimento soltanto, vi dico anche riferimento al comma 5, al fatto che si è previsto nell'ente pubblico la figura del responsabile di prevenzione della corruzione, il canale di gestione viene affidato a lui, però non viene fatta la menzione di tutti questi altri diciamo soggetti che invece sono quelli che vengono richiamati nella relazione illustrativa dall'articolo 6 del decreto 2021. Francamente non so se questo diciamo è una svista proprio del legislatore, un qualcosa che è destinato ad essere verosimilmente integrato e forse magari anche diciamo un aspetto. Come posso dire, nel momento in cui non viene indicato necessariamente chi deve essere il soggetto incaricato, competente per gestire la segnalazione, in qualche modo viene lasciata anche una certa discrezionalità, no? Nell'individuare questo tipo appunto di persona o ufficio, fermo restando che devono avere queste caratteristiche di autonomia e soprattutto qui si fa riferimento anche all'ufficio dedicato, quindi comunque ci deve essere una formalizzazione di un incarico, di poteri e responsabilità che vengono chiaramente assegnati a chi evidentemente poi si deve occupare di gestione delle segnalazioni e poi ci deve essere appunto anche un'attività formativa sia dal punto di vista tecnico, perché se poi ci dobbiamo operare su una piattaforma è necessario avere anche le competenze tecniche per l'utilizzo della piattaforma, ma anche dal punto di vista fondamentalmente giuridico, perché poi ci sono una serie di competenze che sappiamo molto bene, anche di natura trasversale, che sono presenti in occasione delle segnalazioni che appunto coinvolgono varie competenze, aspetti privacy, aspetti giuslavoristici, indagini forensi, quindi ci sono comunque una serie di complessità che devono essere gestite attraverso appunto la persona affidata al canale di segnalazione. Ecco, poi l'articolo 4 menziona anche il fatto che se per caso la segnalazione dovesse essere fatta ad un soggetto diverso da quello competente, questa è proprio la terminologia che utilizza, entro 7 giorni comunque deve essere ricondotta correttamente questa segnalazione al soggetto competente. Quindi se anche si sbaglia in qualche modo a livello di segnalazione interna a inviare la segnalazione, quindi evidentemente poi questo perché non avviene attraverso canali informatici, perché altrimenti il binario in qualche modo è settato e non si può modificare, comunque la segnalazione deve essere poi presa in carico dalla funzione competente. Ecco, poi c'è la conferma delle 3 forme di segnalazione che già prospettava la direttiva, scritta anche informatica, orale, con sistemi di messaggistica vocale o eventualmente anche canali telefonici, con tutte le conseguenze che poi anche il decreto analizza in termini, per esempio, di segnalazione orale per quello che riguarda la registrazione telefonica, se la registrazione non è, diciamo, presente o il segnalante non la, diciamo, non l'autorizza, ci deve essere appunto anche una trascrizione poi della telefonata che deve essere appunto da lui sottoscritta, quindi ci sono anche dei profili ovviamente di tutela della riservatezza abbastanza significativi. E poi ovviamente su richiesta del segnalante ci può essere anche l'incontro diretto. Come dicevo, c'è un comma, questo l'abbiamo già detto, l'abbiamo già parlato, che identifica in maniera chiara il canale affidato al responsabile, l'OBV e gli altri diciamo, organi di controllo menzionati dal decreto 231 scompaiono nel testo legislativo ma sono presenti nella relazione illustrativa e poi abbiamo la menzione di uno dei temi diciamo, più caldi anche questi anni che è stato appunto oggetto di analisi, che è appunto la condivisione del canale di segnalazione, perché appunto la norma è il comma 4 dell'articolo 4, fa riferimento alla possibilità per il settore pubblico di diciamo, condividere il canale di segnalazione tra comuni che non sono capoluogo di provincia. Per quello che riguarda invece il settore privato, gli enti che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati, tempo indeterminato come sempre, non superiore a 249 unità. Quindi qui si conferma quello che già la direttiva aveva prospettato, senza tuttavia una diciamo, maggiore esplicazione da parte del legislatore, perché sostanzialmente qua si parla soltanto della possibilità di condividere il canale senza dare un'indicazione
né una definizione su che cosa effettivamente si intende per condivisione del canale di segnalazione. Quindi rimangono sostanzialmente aperti i temi legati all'utilizzo della piattaforma, per esempio nell'ambito di gruppi di imprese della piattaforma unitaria. La ratio, quella che diciamo è anche un po' l'indicazione della nostra practice professionale, è sempre quella di comunque da una parte salvaguardare quelle che sono le esigenze anche, oltre che ovviamente delle sinergie e la necessità comunque di affrontare dei costi legati all'implementazione del canale, che quindi in qualche modo suggeriscono l'opportunità anche nell'ambito dei gruppi di poter settare un sistema che è comunque diciamo unitario, perlomeno lo stesso sistema. Ovviamente creando all'interno di quello stesso sistema, e ovviamente gli strumenti tecnici ci sono per poterlo fare, delle segregazioni che consentono sostanzialmente di gestire in maniera autonoma e segregata il processo di segnalazione a livello di singola country o a livello di singola società controllata, nel caso appunto che sono tutte diciamo, localizzate in Italia. Quindi ci sono anche ovviamente delle istanze, delle necessità di coordinamento e soprattutto anche informative che sono fondamentali per garantire l'integrità all'interno del gruppo, per poter monitorare il sistema di compliance, cioè avere l'informativa che appunto in un determinato paese, in una determinata società controllata, a maggior ragione appunto se si ha un numero di dipendenti elevato, è un'informazione importante, quindi deve esserci un sistema che in qualche modo consente di avere dei flussi informativi interni nell'aggiornamento anche nel far emergere questa segnalazione. Però è chiaro che la gestione di questa segnalazione deve essere comunque gestita in prossimità dell'entità che l'ha originata, insomma, da cui proviene, e quindi devono essere individuati probabilmente anche dei referenti all'interno di quelle singole entità che possono prendere in carico della segnalazione, laddove sono presenti. Laddove non sono presenti, e questo ovviamente si può verificare molto spesso, perché ben potrei avere una società che ha più di 250 dipendenti che nella maggior parte sono operativi, quindi potrei non avere funzioni di staff, che invece normalmente sappiamo si concentrano nella capogruppo. Quindi funzioni amministrative, di controllo, ma soprattutto legali, di compliance e anche di controllo internal audit, per cui in quel caso appunto avere una funzione di questo tipo soltanto a livello di capogruppo deve essere fatta diciamo una scelta su quali sono evidentemente le funzioni deputate poi a gestire le segnalazioni che invece provengono dalle controllate, fermo restando che comunque attraverso tratti di service e evidentemente delle politiche, delle procedure di gestione delle segnalazioni si possono adeguatamente regolare le attività che la funzione della capogruppo presta per la propria controllata nella gestione della segnalazione, quindi anche nella gestione del canale. Quindi questo è un tema che sostanzialmente in questo momento rimane aperto perché il legislatore non ha fornito molte indicazioni da questo punto di vista, non ha detto chiaramente che si può condividere la stessa piattaforma creando questi sistemi di segregazione. È anche vero che se mi guardo intorno alle esperienze anche che abbiamo visto all'estero di recepimento della direttiva, sostanzialmente nessuno Stato membro ha fatto questo tipo ha imposto questo tipo di, diciamo così, di obbligo. Ecco, quindi fondamentalmente dobbiamo capire se questo testo verrà integrato e se saranno appunto fornite ulteriori informazioni. Ecco, qui noi avevamo previsto di fare un piccolo sondaggio per voi, quindi non so se c'è la possibilità adesso di attivare in modo che voi possiate comunque rispondere. Ci sono due domande. Questa attiene appunto al processo di segnalazione interna per sapere, diciamo, se voi avete già predisposto o ritenete di predisporre una piattaforma informatica. E appunto fornita da provider esterno, o eventualmente appunto diciamo avete idee diverse, nel senso può essere appunto fornita internamente, creata internamente e capire anche diciamo un po' lo stato di percentuale, quindi probabilmente c'è una risposta in corso. Ok, quindi abbiamo rispetto alla percentuale di chi ha
risposto ovviamente non è il 100%, abbiamo una maggioranza di sì per un 66%, però comunque un 34% che ritiene probabilmente di utilizzare una piattaforma informatica non con provider esterno, tuttavia diciamo che ormai lo strumento di crittografia viene menzionato direttamente anche dalla norma, per cui sembrerebbe diciamo una scelta obbligata, ma anche perché è la più sicura e sappiamo che insomma a livello anche di garante è l'opzione diciamo in qualche modo validata. Ecco, poi per quello che riguarda invece un altro sondaggio che può essere interessante è quello di cui parlavo adesso, cioè come in questo momento avete già o pensate eventualmente di settare il ricevimento delle segnalazioni. Quindi se le segnalazioni vengono appunto ricevute dalla funzione compliance, dalla funzione legale, dall'internal audit, se è presente un modello 231 dall'ODV o eventualmente altro. Ecco, qui abbiamo una maggioranza che riguarda appunto l'internal audit con un 37%, ODV 31%, la funzione di compliance e altro che potrebbe essere anche ovviamente HR, in funzioni anche di conformità, laddove appunto ci sono dei sistemi di gestione, anche banalmente la 37001. E poi appunto anche in realtà magari più contenute che potrebbero aver identificato anche collegi sindacali o comunque in generale organi di controllo previsti appunto dalla norma. Ok, allora proseguendo, allora per quello che riguarda sempre il canale interno vi lascio qualche numero, ma erano già abbastanza noti nella direttiva, quindi i tempi di gestione delle segnalazioni sono 7 giorni per fornire l'avviso di ricevimento e 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento per fornire un riscontro alla segnalazione. Per quello che riguarda poi gli obblighi della persona competente della funzione che viene incaricata della gestione del canale di segnalazione, l'articolo diciamo, 5 dà una elencazione di quelli che sono i compiti, no? Le responsabilità di questa funzione, quindi mantenere il rapporto con il segnalante e quindi diciamo, interloquire attraverso il canale di segnalazione che si è aperto o che eventualmente nel seguito poi si sviluppa, richiedere eventualmente delle integrazioni se necessario poi per lo svolgimento dell'attività istruttoria, fornire seguito diligente alla segnalazione. Qui c'è proprio una definizione che viene inserita all'interno dello schema di decreto, laddove seguito appunto significa praticamente fare attività, sono tutte quelle attività che vengono intraprese dalla funzione competente per valutare la sussistenza dei fatti che vengono segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Quindi sostanzialmente qui si fa riferimento anche all'esito dell'indagine che deve essere appunto comunicato, anche se in realtà non viene appunto detto così chiaramente nell'articolo 5 fondamentalmente, perché viene soltanto dato questo termine di 3 mesi per dare un riscontro alla segnalazione, quindi non è detto che sia già conclusa e quindi non è detto che sia poi appunto l'esito. Fornire appunto informazioni chiare sui canali di segnalazione, sulle procedure e i presupposti per poter accedere al canale, sia interno che esterno. Per questo vi dicevo prima, è importante capire quali sono gli ambiti che effettivamente rilevano per l'impresa, perché questa informazione molto chiara deve essere fornita poi ovviamente al personale sul sito web, se il sito è presente, va creata un'apposita sezione dedicata o esposte nei luoghi di lavoro e per chi non può accedere ai luoghi di lavoro comunque renderle accessibili, quindi eventualmente comunicarle a mezzo mail e sicuramente anche fare attività formativa o comunque introduttiva del canale di segnalazione fondamentale. Diciamo che in questo articolo 5 o comunque in generale negli articoli 4 e 5 che sono dedicati ai canali di segnalazione c'è un grande assente che è la segnalazione anonima, perché sostanzialmente il decreto legislativo non ne parla. Cioè non viene fondamentalmente, ed anzi viene espressamente indicato in una sorta di tavola di concordanza che trovate allegata, se volete vederla,
al decreto, mi pare, no, scusate, alla relazione illustrativa, dove viene espressamente detto che non, è un'opzione che il legislatore non ha esercitato, quello di dare seguito diligente alla segnalazione anonima. Quindi sostanzialmente qui si mantiene un atteggiamento, se vogliamo, neutrale, però non è regolato. Perché non è vietata, perché in altri punti dello schema di decreto si menziona la segnalazione anonima e si dice che se per caso l'anonimato ad un certo momento del processo si perde perché il nome del segnalante emerge, l'identità del segnalante viene svelata, comunque quella figura beneficia delle misure di protezione. Quindi non è, diciamo, qualcosa che viene vietato, però non è neanche un qualche cosa rispetto al quale la funzione incaricata di gestire il canale ha l'obbligo di dare del seguito diligente. Quindi qui, in qualche modo, si rimane un po' in una, ripeto, in una posizione neutrale, per cui c'è la possibilità di esprimere anche banalmente questo concetto, cioè che la segnalazione anonima comunque viene ricevuta, però evidentemente qua c'è la possibilità anche di non dare seguito diligente alla segnalazione stessa. Su questo, francamente, sarebbe stato invece opportuno esprimere un'opinione, diciamo, più netta, in modo da poter anche orientare la redazione delle procedure di gestione della segnalazione e fondamentalmente anche i tool, no? Cioè, quindi per il momento non ci sono, diciamo, indicazioni da questo punto di vista. Sappiamo solo che questa è proprio un'opzione che viene menzionata come non esercitata da parte del legislatore. Allora, per quello che riguarda invece la funzione esterna, abbiamo appunto la nomina della designazione dell'ANAC, come autorità che è destinata a ricevere le segnalazioni esterne, e questo vale sia per il settore pubblico e anche per il settore privato. Quindi fondamentalmente si supera quello che era ad oggi previsto nel decreto 231, per quello che riguarda appunto l'Ispettorato del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per cui adesso la segnalazione esterna viene fatta all'ANAC, che dovrà ovviamente dotarsi del canale esterno, secondo quelle che sono ovviamente che poi appunto esiste già per la parte del pubblico impiego, ma qui viene ovviamente ridisciplinato. È prevista addirittura un incremento di organico per l'ANAC di 22 unità, che si dovranno evidentemente poi dedicare a vario titolo alla gestione delle segnalazioni. E qui trovate fondamentalmente riepilogata il funzionamento del canale esterno. È interessante sottolineare quali sono le condizioni che il legislatore ha precisato per accedere alla segnalazione esterna. Allora, si può quindi fare una segnalazione direttamente all'ANAC se non è stato attivato un canale interno di segnalazione, ma non era obbligatorio. Quindi io non ho, diciamo, a disposizione un canale, diciamo, di segnalazione e quindi faccio una segnalazione esterna. Oppure il canale era obbligatorio, ma non è stato attivato. Oppure, per me, diciamo, punto di attenzione, il canale non è conforme. Quindi sostanzialmente qui si apre, diciamo, uno scenario un po' diverso, così come nel caso in cui la segnalazione con canale interno non ha avuto seguito, e questo era previsto anche dalla direttiva, oppure ha avuto un esito negativo. Quindi io ho la possibilità di fare segnalazioni esterne nel momento in cui trovo un canale non conforme, quindi ho necessità evidentemente anche di essere supportato per capire la non conformità del canale, oppure ho ricevuto, a seguito di una segnalazione già eseguita, un provvedimento finale negativo. Poi ci sono, diciamo, gli altri elementi che erano già presenti nella direttiva, quindi segnalanti ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione non verrebbe dato sufficiente seguito, ci sono rischi di ritorsione, e quindi fondati motivi di subire rischi di ritorsione, e la violazione che viene segnalata costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, e quindi si va direttamente ad ANAC. Questi sono aspetti molto importanti che speriamo, qui per fortuna abbiamo la possibilità di approfondire, spero, la tematica, perché ANAC comunque ha 3 mesi per emanare delle linee guida sulle modalità con cui presentare la segnalazione esterna, per capire effettivamente l'ambito di applicazione. Questo è molto importante perché, come vi dicevo prima, la possibilità di utilizzare questo canale anche per non perdere i benefici legati al whistleblower, come whistleblower è importante individuare il canale giusto e capire se ci sono i presupposti per poter fare una segnalazione esterna, pur avendo eventualmente anche già fatto una segnalazione interna, perché questa è appunto una
insomma, sono due opzioni particolari. Poi come tempistiche abbiamo le stesse che sono previste nel canale interno, diciamo più o meno, nel senso l'avviso di ricevimento sono entro 7 giorni, la gestione della segnalazione sono sempre 3 mesi, ma potrebbero estendersi a 6 se ricorrono giustificati motivi. Anche l'ANAC deve appunto avere un personale specificamente formato, per questo appunto c'è questa previsione di integrazione di organico, che deve appunto fornire informazioni alla persona interessata, dare seguito alla segnalazione, svolgere l'attività istruttoria appunto per la segnalazione e poi comunicare anche l'esito, che potrebbe anche poi portare eventualmente a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria e all'applicazione anche di sanzione amministrativa di cui poi parleremo. Quindi il coinvolgimento in questo caso, per esempio, dell'Ispettorato del Nazionale del Lavoro si ha in una fase diciamo sostanzialmente successiva, ecco, al momento, però la segnalazione viene direttamente fatta ad ANAC. Ecco, allora, per quello che riguarda invece le misure di protezione che sono previste dallo schema di decreto, in cui ci sono appunto una serie di condizioni per poter beneficiare delle misure di protezione, anche questo è importante che comunque il decreto lo abbia previsto. In particolare, appunto, due sono queste condizioni. La prima è che al momento della segnalazione il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni relative alla violazione erano vere e deve questa violazione rientrare nell'ambito oggettivo dell'articolo 1 che vedevamo prima. Quindi bisogna individuare correttamente l'ambito da segnalare e qui bisognerà distinguere tra canale interno e esterno perché abbiamo visto ci sono delle differenze e poi aver fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere. Quindi capite quanto è importante anche quella definizione preliminare dell'ambito oggettivo di applicazione. E poi la segnalazione deve essere effettuata sulla base di quello che prevede il capo 2 del decreto, che sono, diciamo, le condizioni di utilizzo del canale privato, esterno e interno che abbiamo visto prima, con tutte quelle condizioni. Per cui, diciamo che questa regolamentazione aiuta, però vi dà anche un attimo il peso di quanto potrebbe essere difficile per un soggetto segnalante individuare il giusto canale di segnalazione in base anche al tipo di violazione che voglio segnalare, farla correttamente per continuare a beneficiare delle misure di protezione. Qui comunque viene data anche un'indicazione che secondo me è importante nell'ottica di una tutela ovviamente del segnalante, perché si dice anche che il diritto alle misure di protezione lo si perde nel caso in cui ci sia una sentenza di condanna, però in questo caso è sufficiente il primo grado, per diffamazione o calunnia o eventualmente legata a responsabilità civile, sempre per questi presupposti, in caso di dolo o colpa grave, applicando anche una sanzione disciplinare al segnalante. E poi, come vi dicevo qua, nell'articolo 16 c'è quel richiamo alla segnalazione anonima, per cui la protezione, quindi le misure di protezione, continuano ad applicarsi anche nel caso in cui dopo la segnalazione anonima l'identità del segnalante viene comunque svelata e lui ha subito delle ritorsioni. Quindi comunque è una situazione dove ovviamente la tutela si estende, ma questo era già, diciamo, previsto anche dalla direttiva. Ecco, per quello che riguarda poi il divieto di ritorsione, che riguarda appunto alle misure di protezione, appunto in generale, vediamo appunto che non possono, subire alcuna forma di ritorsione. Dal punto di vista dell'onere della prova, come accennavo prima, i soggetti segnalanti beneficiano di una presunzione, per cui diciamo, gli atti ritorsivi si presume che siano stati posti in essere a causa della segnalazione che è stata fatta e l'onere di provare che invece erano motivati da ragioni di tipo diverso, grava evidentemente sul soggetto che ha adottato questi atti ritorsivi. Questo era già così sostanzialmente anche nella normativa attuale, è stato replicato. E come vi dicevo prima, questa inversione però non si applica a quei soggetti dell'articolo 3,5 che sono quelli collegati sostanzialmente al whistleblower. Dal punto di vista della prova del danno, anche qui sostanzialmente è sufficiente per il segnalante dimostrare di aver fatto la segnalazione e fondamentalmente si presume, salvo prova contraria, che il danno era conseguenza della segnalazione che è stata effettuata. E poi a titolo esemplificativo l'articolo 17 fa anche una lista di quelle che possono essere le fattispecie di ritorsione, tra cui sostanzialmente possiamo notare
alcuni aspetti un po' peculiari rispetto alla direttiva, i danni anche alla reputazione della persona che in particolare sono derivati sui social media, e poi anche per esempio viene considerata una fattispecie ritorsiva la richiesta di sottoporsi ad accertamenti psichiatrici e medici. Questa comunque appunto è una lista. Per quello che riguarda la protezione dalle ritorsioni, ecco, l'articolo 19 stabilisce che sostanzialmente c'è la possibilità di comunicare ad ANAC la misura ritorsiva. Quindi, come dicevo prima, non abbiamo più sostanzialmente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per quello che riguarda appunto questa segnalazione, diciamo così, ma viene veicolata attraverso l'ANAC, che poi si avvale o del Dipartimento della Funzione Pubblica o dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso del settore pubblico e del privato, che poi collaborano anche per svolgere le attività istruttorie che sono necessarie ad ANAC per raccogliere evidentemente gli elementi per l'accertamento della ritorsione. Ma l'unica autorità competente ad adottare sanzioni di natura amministrativa, che poi ora vedremo, rimane ANAC. Poi la norma richiama comunque il concetto che gli atti ritorsivi sono nulli, che il licenziamento che è, diciamo, generato a causa, che è conseguenza della segnalazione, determina la reintegra nel posto di lavoro, e che ovviamente però tutti questi provvedimenti, oltre agli altri, diciamo, di protezione o di ristoro del danno, passano tutti attraverso provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi sostanzialmente rimane ovviamente la competenza del giudice nelle varie sedi, che possono essere amministrative, civilistiche, può essere appunto anche, diciamo, potrebbero esserci anche degli sviluppi di carattere penale, sono tutti provvedimenti che può emettere soltanto l'autorità giudiziaria. Però, come dicevamo, si può applicare una sanzione amministrativa, quindi l'ANAC ha la possibilità di applicare sostanzialmente delle sanzioni. Può applicare una sanzione da 5 a 30 mila euro, quindi si è un po' alzato, diciamo, rispetto al settore pubblico che attualmente regolava comunque questa possibilità, questa soglia. Quindi nel caso in cui siano state commesse delle ritorsioni, ovviamente si accerta quindi con la commissione delle ritorsioni o eventualmente l'ostacolo o il tentativo di ostacolo della segnalazione, o è stato violato l'obbligo di riservatezza. Però c'è un altro elemento, a mio avviso, di novità rispetto alla direttiva, che è rappresentato dalla possibilità di applicare sempre una sanzione di natura pecuniaria da 10 a 50 mila euro quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per la gestione della segnalazione, per effettuare e gestire la segnalazione, o l'adozione delle procedure non è conforme a quello che prevede l'articolo 4 e l'articolo 5 del decreto. E poi anche quando appunto viene accertato che fondamentalmente non è stata fatta attività di verifica, insomma non è stato dato quell'adeguato seguito che abbiamo visto prima. Quindi qui diciamo che c'è un tema piuttosto importante, perché la sanzione non è più soltanto collegata all'accertamento di una ritorsione o eventualmente un ostacolo alla segnalazione, ma si applica anche nel caso in cui il canale non venga istituito, il canale non sia conforme. Ora, la norma non parla di poteri, diciamo, ispettivi di ANAC autonomi, quindi non si prevede la possibilità che ANAC possa verificare, senza aver ricevuto ovviamente preventivamente una segnalazione, la legittimità del canale di segnalazione o il fatto che il canale non è stato istituito nonostante la presenza degli obblighi di legge. Però capite bene che, collegato ai presupposti per la segnalazione che abbiamo visto prima, esterna, cioè aver l'obbligo di adottare il canale ma non averlo attivato, o non averlo attivato in modo, diciamo, conforme, crea evidentemente un presupposto un po' diverso. Cioè qui ci avviciniamo quasi, mi ricorda quasi, diciamo, la sanzione quasi una colpa di carattere più organizzativo, no? Che mi fa anche venire il dubbio su quale soggetto debba ricadere poi in effetti il pagamento della sanzione. Perché la norma dice semplicemente che l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni, no? Quindi fa riferimento nel caso della ritorsione si può identificare anche un soggetto, diciamo, ovviamente persona fisica responsabile. Ma per quello che riguarda l'istituzione di un canale di segnalazione, la responsabilità dell'istituzione di un canale di segnalazione ricade sul soggetto obbligato, che nel nostro caso pensiamo
siamo, vabbè, nel caso del privato è l'ente stesso. Quindi, a meno che non si voglia, diciamo, fare un ulteriore ragionamento e attribuire questa forma di responsabilità alla funzione dedicata, ma non lo è perché lei è parte di questo sistema. Quindi questo è un altro aspetto che secondo me merita sicuramente un approfondimento o comunque una qualche spiegazione da parte del legislatore per poterlo correttamente diciamo, contestualizzare. Anche qui, ripeto, avendo ANAC questa responsabilità nuova come diciamo, autorità, può darsi che le linee guida comunque forniscano anche delle informazioni da questo punto di vista. E poi per chi ha adottato il modello 231, si prevede l'integrazione nel sistema disciplinare di sanzioni nei confronti di coloro che commettono gli atti ritorsivi, ma questo fondamentalmente era già previsto nell'articolo 6, no? Il comma 6, il 2 ter e il 2 quater. Quindi diciamo che il vero aspetto di novità sicuramente da approfondire è la sanzione, tra l'altro, più rilevante. Giulia, scusami se ti interrompo un secondo, Siamo. siamo un po' fuori tempo, quindi Sì, ti chiederei no, qui di intanto avremo a chiudere presto. disposizione, sì, abbiamo comunque a disposizione il materiale che vi possiamo inviare per quello che riguarda appunto tutta la spiegazione delle misure di protezione, abbiamo appunto anche un focus sull'obbligo di riservatezza, sul trattamento dei dati personali, accenno soltanto al fatto che la norma espressamente richiama la necessità di fare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, quindi c'è un obbligo di DPIA rispetto all'implementazione del canale. Ecco, le abrogazioni ne abbiamo già parlato perché comunque sia il 54 bis che l'articolo 6 che l'articolo 3 che rimaneva in piedi diciamo del 179 del 2017 verranno abrogati. Velocissimamente sul percorso legislativo, come vedete ancora non abbiamo ovviamente un testo definitivo, entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prima bisogna acquisire pareri diciamo delle commissioni. Per quanto riguarda i termini di efficacia abbiamo per i soggetti del settore pubblico e per quelli del settore privato che hanno, diciamo, lavoratori superiori a 249, sempre considerando l'impiego nell'ultimo anno con la media dei subordinati, entro 4 mesi. Per quelli invece del settore privato tra 50 e 249, a decorrere tra un anno, praticamente al 17 dicembre del 2023. Ecco, vi lascio, poi avevamo appunto soltanto un ultimo, diciamo, un ultimo sondaggio, eventualmente se volete partecipare, su quelle che potrebbe essere un possibile piano di attività mentre aspettiamo che questo decreto legislativo si definisca in maniera più puntuale. E quello che dicevo prima, secondo me, uno degli aspetti fondamentali è fare un assessment preliminare alla luce di quello che prevede adesso il decreto dell'ESIS, della situazione in corso nell'entità, no? Quindi capire gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione, in particolare gli aspetti oggettivi relativi alla mappatura delle fattispecie che potrebbero essere rilevanti ai fini della segnalazione, anche per quelle finalità di corretta comunicazione e di impostazione corretta del canale. Poi ovviamente l'adeguamento del canale di segnalazione o la sua esposizione ex novo, chiaramente per chi non l'avesse ancora fatto, per le imprese del settore privato ovviamente c'è un termine un pochino più lungo se si hanno delle soglie dimensionali più piccole. E poi secondo me è fondamentale il disegno della governance del canale di segnalazione, alla luce di quello che abbiamo visto in termini di funzioni competenti per la gestione della segnalazione, la necessità, la possibilità di avere la condivisione del canale entro certe soglie. E quindi decidere diciamo, come impostare la gestione del canale per chi ha appunto più di 250 dipendenti, quindi nell'ambito dei gruppi, e poi appunto definire sostanzialmente questi profili organizzativi aziendali che sono molto importanti per attribuire anche correttamente le competenze e poter dimostrare di aver attribuito evidentemente e istituito un canale autonomo. E poi adottare una procedura di gestione delle segnalazioni, perché questo secondo me rafforza anche l'autonomia. Nel caso appunto di imprese che hanno più di 250 dipendenti, ma comunque sono in un contesto di gruppo, dove si descrive appunto la modalità di gestione del canale. E poi l'integrazione del processo all'interno ovviamente dei propri sistemi, quindi sistemi 231, sistemi di gestione privacy, se ci sono appunto altre forme di certificazioni. Ovviamente deve entrare a far parte, se non lo è già, di tutti quei sistemi organizzativi che sono già stati inseriti e implementati evidentemente in un'ottica di tutela dell'integrità e quindi di prevenzione eventualmente degli illeciti. Io ho concluso, avevamo previsto soltanto un sondaggio, sul
soltanto diciamo per capire fondamentalmente anche se la predisposizione dei canali di segnalazione appunto si era già stata predisposta nell'ambito dei modelli 231 oppure evidentemente anche magari su input di società controllate, controllanti nell'ambito di gruppi o eventualmente anche ai sensi di altre normative eventualmente applicabili all'ente. Ecco, quindi la maggior parte, diciamo, ha già dato attuazione sulla base di quelli che sono i modelli. Questo vi dà anche un po', diciamo, la misura del lavoro che probabilmente da oggi dovete fare, tenendo conto, di queste differenziazioni tra segnalazioni interne ed esterne che sono state appunto definite. Grazie, scusatemi se sono andata un po' lunga, ma in effetti, i temi erano tanti e ci sono anche tanti aspetti che non siamo riusciti ad approfondire nel materiale. Però, Nessun insomma, problema, nessun problema, esatto, ci speriamo sentiamo. comunque di avere l'occasione di organizzare sicuramente altri eventi. Sì, sicuramente. Ovviamente è stata una presentazione super dettagliata per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo. Sono arrivate anche molte domande. Avviso già che vedendo i tempi non riusciremo a rispondere, ma ovviamente potrete contattarci per provare a farlo in un secondo momento. È il nostro evento che comunque è durato tanto, ma perché appunto le informazioni erano molte, perché ovviamente essendoci delle novità è giusto parlarne e approfondirle. Per quanto riguarda le ultime informazioni che vi lasciamo, vi ricordiamo come al solito che potete sempre consultare i nostri ultimi materiali disponibili che trovate non solo in piattaforma in basso al centro, ma anche sul nostro sito. Inoltre, per quanto riguarda le prossime iniziative in programma, settimana prossima abbiamo organizzato un incontro dedicato agli studi legali, alle società di consulenza, appunto per presentare le nostre opportunità di business per quanto riguarda appunto il whistleblowing e la compliance e, come ha già detto Andrea, un product webinar per approfondire, appunto, vedere sia per quanto riguarda le tempistiche, quindi un 45 minuti dedicato alla nostra soluzione per la gestione del whistleblowing, EQS Integrity Line. Riceverete nell'email di ringraziamento le slide che avete visto oggi, il link per poter rivedere la diretta e ovviamente i link per registrarvi agli eventi. Come anticipato, purtroppo siamo un po' in ritardo con le tempistiche, quindi abbiamo visto che abbiamo ricevuto numerose domande e vi ricordo che potete sempre contattarci al nostro indirizzo italy@eqs.com nel caso abbiate dei dubbi oppure contattare direttamente il mio collega Andrea Cipolla se avete delle domande diciamo più pratiche sulla nostra soluzione. Chiamerei sul palco di nuovo i nostri speaker per un ultimo saluto e ovviamente per ringraziarli per questo evento. Grazie a voi. Grazie mille Alice, grazie Andrea, grazie Giulia. Grazie a tutti. Sì, è un peccato che non siamo riusciti a vedere la piattaforma, ma eravamo in qualche modo consapevoli che i tempi sarebbero stati stretti e per questo che abbiamo organizzato questo product webinar a stretto giro in modo da dare a tutti l'opportunità di vederla in modo proprio dettagliato. Grazie Laura, grazie di nuovo a Giulia veramente per tutto il supporto anche in questo breve periodo di tempo che c'è stato dalla pubblicazione
dello schema di decreto legislativo e appunto per l'approfondita presentazione che ci ha presentato oggi. Io ringrazio tutti i partecipanti che oggi sono stati numerosi e ovviamente vi aspettiamo agli incontri della prossima settimana e ovviamente anche a quelli del 2023 che non sono ancora diciamo pubblicati, ma stiamo lavorando per portare ovviamente nuovi contenuti e per trattare come sempre di whistleblowing e di compliance insieme a voi. Grazie mille. Grazie Alice, grazie a tutti.